Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Algorand, ma prima di tutto ciò vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Algorand è una criptovaluta in cui l'algoritmo di consenso si basa sul proof of stake, ovvero sull'accettazione condivisa dovuta al possesso di una certa quantità di monete. Ed è diverso dal proof of work che funziona su mappature che validano le transazioni digitali. L'obiettivo di Algorand semplicemente è quello di creare una moneta che ridefinisca la blockchain scalabile fino all'infinito, senza autorizzazioni, per ottenere finalmente un'economia che non abbia confini. Il token di Algorand si chiama Algo ed è nato nel 2017 e si sviluppa negli anni successivi raccogliendo svariati milioni di dollari e rilasciando sul mercato soluzioni del tutto innovative. Per esempio, ha introdotto una compressione tale della blockchain che però tenga conto della sicurezza della stessa. Per poter ottenere un consenso pari a tutte le criptovalute di quarta generazione, se non di più, il primo problema che si sono posti gli sviluppatori è stato quello della scalabilità. Una moneta che si propone di essere ampiamente sfruttata deve essere all'altezza della velocità con cui si muove l'economia. Le criticità delle più famose criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, per esempio, risiedevano proprio nella produzione troppo bassa di transazioni con validata al secondo, detto TPS. Tuttavia, non è possibile sacrificare la sicurezza in nome della velocità, in quanto la prima compartecipa alla seconda per far sì che una cripto possa diventare popolare. Allora, il metodo di Algorand consiste nell'ottimizzare i blocchi alla massima velocità, un turno di votazione alla volta, e questo sistema appunto consente di realizzare una quantità di TPS molto alta, oltre 1000, diciamo funzione ogni 5 secondi, quindi maggior velocità. È stato studiato per funzionare in un sistema aperto, indirizzato a un numero di utenti casuali, che possono entrare o uscire in qualunque momento. La sicurezza in un ambiente di questo tipo viene mantenuta dal fatto che utenti malintenzionati, che intendono frazionare la rete in modo arbitrario, sono costretti a pagare tutte le volte che causano un'interruzione. In questo modo il sistema si ripristina velocemente, altrettanto veloce si muove quando un utente onesto si mette in un blocco, perché si propaga su tutti i nodi e viene approvato già alla prima votazione. Per il 2021 Algorand sta viaggiando su una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi e il rifornimento proseguirà fino a quando si raggiungerà quota 10. In quel momento avverrà lo stop e il mercato potrà solo più utilizzare la criptovaluta già in circolo. Di seguito, un esempio delle quotazioni di Algorand nelle modalità in cui è riportato dai principali grafici che puoi trovare sul web. Attualmente il suo prezzo è 1,69 euro. Ha una capitalizzazione di mercato 10 miliardi attualmente. L'evoluzione di Algorand da qui al 2025 sono più che promettenti se consideriamo il mercato allo stato attuale. Tuttavia, ci vorrebbe essere un ulteriore shock positivo sulla criptovaluta. Per il momento, però, si tratta tutto esclusivamente di voci, anche molto insistenti. Sembra che BlackRock abbia deciso di entrare in Algorand nel 2022. Non è chiaro in che termini intende intervenire, se come azionista o come investitore principale. BlackRock praticamente sarebbe la società di investimenti attuale più potente al mondo, non solo ha asset a livello internazionale, ma detiene anche titoli di Stato fra quelli italiani. Evidentemente, in un caso come questo, Algo schizzerebbe ai prezzi massimi, vanificando tutte le promesse precedenti, però ovviamente in senso positivo. Per quanto riguarda il mining, come abbiamo anticipato in apertura, l'emissione del token Algo si basa sulla proof of stake, che non prevede minatori, ma l'offerta indipendente dei propri token che verranno accettati e distribuiti sulla rete. Questo determina un impatto significativo sulla decentralizzazione, un altro punto fondamentale nel processo che conduce alla creazione della cripto perfetta. In termini di sicurezza, questo metodo non ha ancora ottenuto verifiche sostanziali come la proof of work. Tuttavia, il meccanismo di autoconservazione del sistema, che prevede pagamento ogni volta che
la blockchain subisce interruzioni è un deterrente per la centralizzazione e di conseguenza per il deprezzamento della criptovaluta. Algorand attualmente in forte crescita, scambiarlo con Bitcoin attualmente non lo consigliamo, soprattutto perché la tendenza è quella di superare le monete della prima generazione e fare investimenti sul futuro. Tuttavia, se avessi necessità di effettuare uno scambio, potrai prendere previsioni degli swap in tempo reale. Algorand infatti è convertibile come qualunque altra cripto e commerciabile in tutti i modi possibili. In conclusione però c'è molto hype intorno a questa cripto, innanzitutto per la fama e credibilità del suo fondatore, Silvio Micali, è un genio dell'informatica, molto rispettato al MIT. L'affidabilità in questa fase della criptovaluta è già di per sé una garanzia per il successo. Nella sua breve vita attualmente la rete principale ha già apportato innovazioni importanti sulla blockchain, ha dimostrato la sua sicurezza e sappiamo che ci saranno ulteriori investimenti tra il 2022 e il 2023. Una dimostrazione di questa affidabilità è la recente partnership con SIAE, la società italiana per diritti di autori ed editori, che ha deciso di modernizzare la sua rete affinché la gestione dei fondi possa lavorare in piena trasparenza e fluidità. Come abbiamo detto, l'interesse di BlackRock, indipendentemente dal fatto che l'operazione vada a buon fine, ne rafforza ancora maggiormente il potenziale. Il suggerimento è quello di cominciare ad acquistare i token di Algo e pazientare nell'attesa di sviluppi che saranno certamente incoraggianti e che potrebbero dare risultati davvero clamorosi da qui al 2026, non solo e proprio dai forum. Per esempio, siamo venuti a conoscenza dell'affare BlackRock. Queste soffiate in anticipo possono fare la differenza sui mercati e metterti in una posizione privilegiata rispetto ad altri trader meno informati. Ecco perché, a prescindere da qualsiasi piattaforma tu decida di frequentare, è importante accedere a più informazioni possibili affinché il tuo acquisto sia consapevole e, in ultima analisi, vincente. Algorand si può acquistare direttamente su Coinbase, come abbiamo già detto, su Binance, eTor, diciamo tutte gli exchange più importanti attualmente al mondo. In conclusione, Algorand ha rappresentato un progetto nuovo sviluppato da idee anche italiane e quindi ha continuato lentamente a incrementare la propria valenza all'interno del mercato. Nel corso del nostro video abbiamo avuto modo di approfondire alcune delle principali previsioni su Algorand. Andiamo nel lungo periodo, cioè nel biennio del 2024 e il 2025, ovviamente tutto questo è una mia supposizione, ci sono meno punti stabili per la previsione perché appunto potrebbero entrare nuovi competitors e svilupparsi ecosistemi virtuali attualmente imprevisti. Però si possono fare delle stime generose che vedono un 2024 con apertura, supposizione mia, ripeto, tra i 4 dollari e i 4,5 dollari e addirittura 5/7 dollari per il 2025. Nel lungo periodo l'analisi è più complessa e meno attendibile appunto a causa della possibile entrata nel mercato di nuove competitors e ecosistemi virtuali. Quindi attualmente il valore, ripeto, di Algorand è 1,70 euro. Ok ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.